Bentrovati, oggi abbiamo preparato l'ordinanza e l'abbiamo emessa per quanto riguarda gli aiuti economici alle persone che sono in difficoltà. Voi sapete, il governo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile ha fatto una disposizione assegnando alla nostra città 494.000 euro. Che noi da domani assegneremo a tutte le persone che hanno bisogno, un bando che trovate sul nostro sito internet, grazie ai nostri servizi sociali, all'assessore Giorgi, daremo una tessera con i buoni spesa, 100 euro per ogni persona adulta e 150 euro per invece i bambini sotto i 6 anni. Quindi chi ha necessità, nel senso che ha perso il lavoro, non ha lavoro, ma gli servono immediatamente soldi per fare la spesa, ci sono dei criteri che sono formulati nel bando e nella domanda che dovrà essere fatta, inviata via mail all'indirizzo che troverete. Un primo aiuto concreto, questo aiuto chiaramente si affianca a quelli che noi diamo normalmente con i nostri servizi sociali, all'Emporio della Solidarietà, che cofinanziamo anche con questo intervento, proprio per stare vicino in questi primi periodi di disagio, di forte disagio. Questo è un primo intervento che dovrebbe coprire fino al 20 aprile, poi confidiamo in un ulteriore aiuto se il governo ci metterà a disposizione le risorse o comunque noi, una volta approvato il nostro bilancio comunale, cercheremo di fare del nostro meglio per aiutare le persone, perché non vogliamo mai lasciare indietro nessuno. Ci possono essere ulteriori somme a disposizione in caso di donazioni da parte di privati, di imprese, faremo un appello per fare questo, proprio per cercare tutti insieme di superare questo periodo.